chiudiamo le stalle, noi chiudiamo le aziende agricole, noi chiudiamo, non ce la facciamo più. Certo che siamo in difficoltà, non siamo qua a negare le difficoltà, ma il messaggio non deve essere quello. Noi non ci diamo per spacciati, noi siamo qua perché dobbiamo creare le condizioni perché i provvedimenti che sono stati ottenuti, quello che è stato ottenuto dal governo, oggi cada sulle nostre imprese agricole, che ci sia liquidità, che ci sia una risoluzione dei problemi. Guardate bene che quando qualcuno di noi dice in giro per l'Italia che chiude un'azienda agricola o che chiude una stalla, ricordatevi che c'è qualche associazione che festeggia, noi non chiudiamo niente. In questi ultimi tempi abbiamo avuto il 70% in più di costi per l'energia, abbiamo avuto il 40% in più sui costi dei mangimi e abbiamo avuto il 143% di aumento dei costi dei concimi. Ci sono produttori agricoli che hanno deciso di non seminare. Ecco, questa è una cosa che non può accadere in un paese come il nostro, che è famoso in tutto il mondo per il ben di Dio che voi siete capaci di fare e che è l'avamposto del fare bene degli italiani nel mondo. Ha detto Carlo, e parto dalla fine anch'io, ha detto Carlo giustamente che oltre a raccontare non tanto a noi stessi, ma alla politica, alle istituzioni, alla comunicazione, lo diremo poi a Sua Eccellenza il Prefetto, noi non siamo qui solo per denunciare questa situazione che è oggettivamente drammatica, ma siamo qui anche per dire alla politica, alle istituzioni, ripeto, lo diremo al Prefetto, che noi non vogliamo chiudere le nostre stalle. Molto grazie, e sono io che applaudo a voi perché le imprese, le vostre imprese sono la spina dorsale non solo del nostro territorio ma della nostra città. La nostra città è una città che ha in voi un pilastro fondamentale del suo passato e del suo futuro. Forse a volte, come cittadini cremonesi, ma parlo anche per me, ci siamo un po' dimenticati di questo. Allora, le vostre bandiere gialle, che rappresentano le attività delle imprese dentro le quali voi mettete la vostra vita, ci hanno sempre ricordato, e oggi più che mai ci ricordano, che invece la storia della nostra città è una storia di campi, di agricoltura e di allevamenti. Che sono i vostri campi, la vostra agricoltura e i vostri allevamenti. Voi siete nel cuore della nostra città e la nostra città senza di voi non sarebbe Cremona. Prima di tutto volevo permettermi, Carlo, di portare i saluti del nostro presidente Paolo Voltini, che era precedentemente impegnato con un impegno istituzionale, quindi vi porto i suoi saluti. Parliamo di suinicoltura. La suinicoltura in questo momento affronta un periodo senza precedenti storici di crisi, vuoi per il prezzo, vuoi per l'aumento delle materie prime, per l'aumento dell'energia elettrica. Mettiamo in conto tutto, perché se il nostro costo di produzione è nettamente superiore a quello che alla fine riusciamo a portare a casa, ad oggi il prezzo del suino è 1,455 al chilo. Il costo di produzione media, per darvi un'idea, è sull'1,60 al chilo. Di conseguenza, facciamo un conto, nessuna azienda può stare, può andare neanche in pari con i costi. Ma gli allevamenti suinicoli comunque non mollano, perché noi sappiamo fare questo lavoro, lo sappiamo fare bene, siamo la forza lavoro che dà da mangiare al paese. Noi creiamo cibo e quindi non molliamo. Carlo, e buongiorno a tutti. Prima permettimi di fare un ringraziamento al sindaco per le parole che ha speso oggi e perché ci dà la possibilità oggi di essere qui a manifestare di fronte alla prefettura. Non è una cosa scontata da noi. Ringrazio anche il prefetto che ci accoglierà, come hai detto tu, a breve e a cui faremo avere un documento che poi verrà inviato al presidente del consiglio. Ringrazio anche il presidente della provincia e tutti i sindaci che sono presenti oggi, che manifestano qui, ma che manifestano anche da casa, dai loro comuni, vicinanza e sostegno alle nostre aziende, all'attività zootecnica, che sia latte, che sia suini, della provincia di Cremona.
Oggi è un giorno di manifestazione e, come giustamente si è detto prima, non di protesta ma di proposta. Di proposta perché è chiaro che noi siamo, gli agricoltori sono abituati a lamentarsi a casa propria, ma quando scendono in piazza scendono con lo spirito propositivo. Noi siamo abituati a lavorare, a rimboccarci le maniche, a buttare il cuore oltre l'ostacolo e guardare al futuro. E il futuro oggi ci preoccupa. Oggi chi fa latte è preoccupato perché i dati che sono stati presentati giustamente da Tino mettono in evidenza la preoccupazione per il futuro. Il futuro ci spaventa ma non ci ferma.